Le chance ci possono essere per tutti. L'importante è che fanno vedere in allenamento che stanno bene. Quindi non precludo nulla a nessuno, dipende tutto da loro. Fornasieri è entrato in gruppo, sarebbe rientrato già da 2 o 3 giorni, poi noi siamo andati a giocare, ma si è allenato regolarmente, sta bene, ieri ha fatto tutto, quindi è disponibile. Giommagra ha fatto 90 minuti l'ultima partita, quindi sulla carta dovrebbe farli, poi è ovvio che rientra da tanto tempo e speriamo che possano entrambi reggere tutta la partita se dovessero andare in campo. L'anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, siamo riusciti a arrivare in Serie A con la forza del gruppo. Io sono uno che difficilmente salta il singolo perché poi chi gioca bene lo sa che ha giocato bene, quindi non c'è bisogno di andare a sottolineare se non l'ho fatto specialmente in momenti in cui determinati giocatori passavano periodi difficili e hanno saputo reagire. Il mio discorso è riferito al gruppo in generale e anche lì chissà sa. Cioè, a chi deve arrivare il messaggio lo sa. Per i giocatori che non giocano mai invece era un'opportunità importante. E nelle opportunità importanti quelli sono i momenti in cui i giocatori devono rispondere. Domani sarà una partita non difficile, difficilissima, probabilmente la più difficile che ci potesse capitare per le caratteristiche del Cagliari e per le caratteristiche nostre. Quindi dobbiamo fare una partita super intelligente. La nostra grande forza in questo momento deve essere quello di sapere quelli che sono i propri limiti, capire quelli che sono i pregi dell'avversario e cercare di evitare il più possibile di andare incontro a cose che si verificano che vanno contro i nostri limiti e sfruttare al meglio quelle che sono le nostre capacità. Quindi fondamentale non perdere in sintesi. Assolutamente sì. Il primo messaggio che deve passare è, ragazzi, non dobbiamo perdere. Questo è in assoluto il primo messaggio. A me della prestazione non me ne frega proprio niente, guarda. A me interessa che domani vadano 11 cani in campo a lottare su ogni palla e a cercare di fare il risultato.